Ho un'idea per un nuovo format da fare in live, tipo quello delle case, tipo quello di andare a vedere le case dei fuorisede, ma andare a vedere le case delle vacanze. Uno dice dove è andato in vacanza e voi andate con Google Street View a vedere com'è il posto lì vicino, cosa ci sono di ristoranti, eccetera. Buongiorno abitanti, ultimo mio giorno di isolamento. Ieri tra l'altro abbiamo girato, siamo riusciti a fare tutto a distanza, addirittura una puntata in cui ho partecipato ed ero dentro un tablet, ma questo poi ve lo racconto in live. E niente, affrontiamo questa giornata di nuovo isolati e vediamo che cosa succede, vediamo se ci saranno mirabolanti notizie da parte del capo boss Nick, ma soprattutto in questa live con Frank parleremo di anziani. Sarà una live così particolare. Ho deciso che oggi il tema sono gli anziani, quindi venite a trovarci in live. In che senso? Buongiorno. Adesso ti spiego con calma, subito che salti l'età. Buongiorno a tutti. Sono confuso. Buongiorno. Comunque è bello il format, quello di andare a vedere le case vacanze. Infatti va studiato un attimo bene, però può essere interessante. Poi magari scopriamo che in realtà nessuno dei nostri sub riesce ad andare in vacanza, quindi potrebbe essere una cosa mega triste, quindi poi dopo ci deprimiamo tutti e diciamo effettivamente, infatti, però vuol dire che non c'è uno con una casa vacanza. Il format dovrebbe essere testiamo la vostra casa vacanze, noi. Bello. E se bello. Poi ci siamo trovati bene, allora gli altri che ci seguono, gli altri abbonati possono venire a fare vacanza da voi, che avete la casa. Figo. Ci sta, oppure anche potremmo fare testiamo direttamente la vostra casa. Mevi. A me testare la casa di un altro sì. Facerebbe un botto, quello bellissimo. È vero, perché tutti hanno abitudini diverse, quindi no, è vero, quello è fighissimo. Beh, potresti Cosa stai facendo? Ha un problema alla schiena, è bloccato. Merda, ultimamente devastante. No, ma te scherzi, ma in realtà una cosa, cioè questa idea del testare le vacanze è anche già applicabile, perché so che sarebbe felice di farne parte subito di questo progetto, testare casa di Nicolas. Bello, sì, è vero. Nick, che comunque, come sappiamo, è una persona che non vede l'ora di aprire la propria casa alle altre persone, cioè dice, dopo che comunque l'ho costruita, perché comunque lo sappiamo, si è raccontato nel corso degli anni. È ancora finita quello. Non è ancora finita, però diciamo che più o meno ultimata al 90%, ora quello che vuole fare Nick è veramente capire se la sua casa è abitabile o meno, e gli servono naturalmente delle cavie, quindi sì, questo sarebbe un format veramente fighissimo, molto bello, complimenti. Ma cosa stai leggendo su Internazionale? Cosa ti sta... Stavo preparando il ritorno della grandissima rubrica delle domande dei genitori a cui dover rispondere. Oh, bello, bellissimo, mi piace. Stavo dimenticando. Però... Allora, andiamo con ordine, ma io ti volevo chiedere una cosa, io li riesco ad ascoltare, intanto ti volevo ringraziare Gaia per l'abbonamento, grazie mille, naturalmente il fatto che tu ti sia abbonata non vorrà dire che avrai vantaggi. No, allora, posso dire, visto che Gaia lavora per noi, sarebbe bello poterle dare noi l'abbonamento, il problema è che non c'è questa possibilità se non pagarlo proprio di tasca diretta nostra, cosa che effettivamente non possiamo fare. Ci vorrebbe una feature per poter dare a chi vogliamo noi un abbonamento, o meglio, i primi privilegi di avere un abbonamento. Sì, perché quello è vero, quello invece Guy è costretta a usare il suo abbonamento di Prime, magari voleva dare al gatto sul tubo e invece no, lo dà a noi. Invece lo dà a noi, perfetto, niente, va bene così. Tonno hai la bronco coglionite? No, e i cibi fanno, grazie per avermelo chiesto, però direi che potrebbe, come non potrebbe essere, il mio ultimo giorno isolato. Mai che settimana prossima magari vediamo, ritorno, vediamo. Capiamo, perché capiamo, secondo me non è male averti a distanza, cioè qua c'è una discreta pace in questo studio ultimamente. Sì, c'è pace, però no, ieri ho visto però Nick comunque parecchio stanco, addirittura mi ha detto guarda, senza di te ci si stanca molto di più, allora ho detto vabbè dai Nick, a questo punto che faccio un tour. Cioè vedevo che comunque era praticamente supplicante negli occhi, nello sguardo. Vabbè, effettivamente ieri durante la puntata ha dovuto anche sopperire alla tua mancanza, quindi ha dovuto fare le attività che tu normalmente svolgi. Esatto, addirittura a un certo punto, dopo 3 ore che erano rimaste aperte, ha chiuso con lo scotch. No, tre ore. Perché sai che tra una roba e l'altra, poi il pranzo. Ma gliel'ho detto subito. Però secondo me ancora sono mangiabili.
No, sì, è che prendono un po' di aria, certo, che mi piaceva, era bello subito sigillarle. Sì, siccome la croccantezza probabilmente si è persa, c'è anche da dire che forse uno appena tornato da una malattia non è proprio la cosa migliore andare a mangiare le patatine dove altre due persone ci hanno mangiato con le mani tutti insieme. Effettivamente, in effettivamente sì. Magari e tra l'altro... Tempi. Tra l'altro devo svelare questa cosa, praticamente ieri è stata fatta questa puntata sulle patatine, ne hanno provate totte, solite, a me mi è venuto, cioè mentre vedevo loro che mangiavano queste patatine, ero lì che sbavavo praticamente in cam, non mi si vedeva ma sbavavo, dopo sono dovuto andare a fare la spesa perché non avevo praticamente più vivere. Non sei andato a ma sei, hai pranzato prima? Sì, sì, ho pranzato. Ah, ok, no, mi è venuto il dubbio che finita la live sei andato direttamente a fare la spesa con la fame, che è una cosa gravissima. Però dopo sono andato a fare la spesa, dopo tutto che avevo finito le varie robe anche con Nick, e no, sono andato a comprare le patatine che hanno vinto una delle manche. Ma no, dai. Ero stracurio, cioè mi è rimasto il pallino, quindi sono, cioè, proprio stato influenzato dal video ancora non montato di Space Valley, avendolo visto in diretta, mi sono segnato le patatine, le sono andato a prendere, però sono rimasto delusissimo, cioè non era il sapore che mi aspettavo. Ah, è vero, okay. Anche che non sto sentendo un cazzo di sapore perché ho tutto bloccato, cioè sia naso... Anche quello potrebbe avere sicuramente influito. Tra l'altro, però sì, infatti, ho avuto... nei vocali di oggi c'è un altro tentativo di, come dire, darti qualche suggerimento per riuscire a guarire del tutto nelle tue vie respiratorie. Ma te l'avevo detto quello della bottiglia che mi hanno dato? No. Ah, Vezze, mi hanno detto una roba assurda. Cioè, praticamente di fare quei lavaggi che fanno ai neonati, ok? E di prendere una bottiglietta di acqua panna. Ok, ficcarmela, cioè fare tutta una soluzione da metterci dentro, ficcarmela su per un'analisi. Vabbè, lavaggi nasali, ma avendo le pipette per spararti. Vabbè, sì, ok, vabbè, te lo puoi fare anche con la bottiglia dell'acqua pan. E io non li avevo mai sentiti. Cioè, no, si usano i lavaggi nasali, penso. Beh, li ho sempre chiamati così. Ma hai provato? Ma no, perché hai paura di sparare roba nel naso, mio Dio. Ma no, non è cocaina, cioè, nel senso, non è che ti uccidi. No, avevo paura che mi arrivasse fino al cervello. Cioè, al mare non ti è mai capitato che ti tuffi e ti entra l'acqua nel naso? Sì. Muore. Fa male, non è bello, non è bellissimo. Beh, non è bello, ok, però nel senso è tutto collegato. Cioè. No, no, so che è tutto collegato. Ma non dentro, vabbè, comunque... non è che c'è un tubo di gatto nel cervello, nell'amigdala. Cioè, beh, no, fisso ho pensato, io forzo il tappo si stappa, l'acqua però esagera e mi sfonda qualcosa. Sì, ma che pressione c'è? Non credo che... Non lo so, oppure a un certo punto mi esce un occhio, che cazzo ne so, ho avuto paura di questa roba qua, quindi non so se la farò. Però lo guardiamo fatto sui neonati ed è incredibile, cioè gli esce tutto proprio. Ah beh, cioè sì. Loro si sturano completamente, ma è interessante, vabbè, non li conoscevo, ammetto. E cos'è che mi stavi dicendo? Beh, no, aspetta, allora, aspetta, a sto punto vado a recuperare un attimo il vocale dove parla, dove cerca di darti qualche istruzione. Esatto, come stappare il attonno e il naso, me l'ero salvato. Sentiamo. Basta anche una siringa senza punta, ok? Ops. C'è un problema. Comunque, vabbè, mentre i problemi dicono che si su Scina mi dice che si fanno anche su un neonato con 2 giorni di vita. Cosa vuoi che facciano a te? Boh, non lo so. Cioè, tra l'altro, non so se avete visto che comunque ho un naso gigante, quindi questo potrebbe centrare qualcosa. Boh. Ha saltato tutto, morto tutto. Ops. Sì, ma torna, siamo già tornati. Si ritorna sempre. Siamo già tornati. Si ritorna sempre, ecco. Ci siamo. Non abbiamo mandato ancora il vocale, dici, quindi adesso lo faremo sentire. L'hanno rubato. Cioè, ti hanno rubato il vocale? Mm. No, forse ho capito. Qua, è che non aveva mai avuto ospiti, questa cosa... No, capisco. Ma infatti con me ci siamo testati un po'. Sì, esatto, del tutto, top. Completamente. Allora, io faccio così e ok. Ok, dovrei aver fatto, ok. Ci siamo tornati... No, è riandata giù la connessione. Ma che palle! Intrattieni per chi la vedrà a posto. Spaccalo. Ah, ok, va bene, niente. Durante questi problemi tech... Zoom. Ah no, ok, ora mi ha ripreso. Ok. Mi si era bloccata anche la chiamata Zoom.
quindi avevo un attimo dei cazzi. Frank, tu mi senti? Sì, sì. Ah, ok. Secondo me adesso siamo veramente tornati per sempre. Ci siamo. Ricaricate. Vai. Tutti, dai, ce la fa... No, è andata sì, giù sì. Di nuovo. Merda! Pesissimo! È un uomo contro il destino delle live. Guarda, questo è un segnale, Frank. Ho riavviato il... Si vede che c'è qualcosa che non continua a saltare. Sì, ce ne siamo accorti. Mi piacerebbe anche scrivere in chat, però non sono dentro col profilo. Opsi. Vabbè, niente, se la vedranno su YouTube, in differita, esatto. Mi dispiace. Però no, adesso sembriamo online, continuerà a saltare. Insomma, se siete qui la recupererete o su YouTube o poi su Twitch in qualche modo. Passo, mi dispiace. Considerate che ogni volta che salta la live salta un neurone di Frank, secondo me. Cioè, non so come risolvere, cioè proprio non so cosa fare. Dovrei riavviare tutto, però mi sembra un po' eccessivo. Ma dici che cambia qualcosa? Ma secondo me no, riavviamo tutto. Ah, vabbè, sono solite cose, cioè tiriamo a caso, poi magari riavvio tutto. So. Ma che palle. Anche YouTube è andato giù, mamma mia. È allucinante. Mi sa che è stato tutto per davvero. No, sono tornati. E che cavolo. Finita la mia vita, dove sei tu, dove sono io? Frank! Ciao! Bellissimo, mi si era ribloccato tutto. Sto staccando e riattaccando compulsivamente per vedere se si ripigli. Secondo me, tu non sei uno di quelli che spacca la roba quando non funziona? No. Ah, ok, cioè non ti è mai venuto tipo in un momento concitato della tua vita? Sì, ma sarà successo, però tendenzialmente no, cioè anche perché non risolverebbe. Comunque no, ora, secondo me è a posto, perché ho tenuto il lab dirette staccato per tipo 3 secondi e secondo me gli ha fatto capire che era un problema serio. Quindi non l'ho picchiato. Non l'hai picchiato. Ah, cavolo, mi segno anche oggi che se riusciamo parliamo un attimo di Thelma con Pingu. Infatti in la cosa che ti volevo dire era per quello che volevo parlare di anziani sia per Thelma, ma poi volevo anche con calma più avanti nella live introdurre l'argomento anziani sui social, perché avevo letto tutto un gigantesco articolo tra cui c'era anche come si chiama Nonna Cindy. Anche l'avevo salvato, l'avevamo segnato negli spunti. Sì, ci sono un botto di robe interessanti. Ma tu l'avevi letto quell'articolo sugli anziani? No, avevo iniziato e ho pensato non me ne frega niente, però ho detto no. Ho solo scorso per vedere le facce di sti anziani e qualche pezzo di video. Però ai vocali, che sennò poi mi uccidono. Ne hanno mandati un botto. Vediamo se a sto giro riusciamo a farli sentire. Ragazzi, buongiorno. Dalla Kate, signor Tony, ho un rimedio della nonna per stappare il naso, la bocca, tutto quello che c'è da stappare. Detto così è brutto. Allora, effettivamente. Pentolone, acqua bollente, ci metti o pentolone, pentolino, quello che hai, ci metti o il bicarbonato di sodio oppure il sale grosso. Quantità vai ad occhio, cioè 2 cucchiai, dipende quanta acqua hai messo, comunque vai un po' ad occhio. Quando bolle e hai messo queste cose, spegni, metti su un tavolo e prendi un bel asciugamano grosso, tipo veramente quasi tiro mare, cioè non vada alla spese, e ti piazzi sopra la pentola. Fin qui sembrano soffumigi normali, ma c'è la tecnica che mi ha insegnato il mio ragazzo, che gli ha insegnato sua mamma, che è filippina, così per dire, non lo so, perché lei è un po' particolare. Quindi, allora, faccione sulla pentola, ma veramente vicino. Cioè, se senti che veramente stava bollendo molto l'acqua e senti che è troppo, magari aspetta 2 secondi, però deve esserci l'effetto proprio bruciore, che è normale, è normalissimo.
E infatti, se non ce la fai, non resisti, fatti aiutare da qualcuno che ti tira la testa giù. Metti sul telo, sulla testa, e vai di soffumigi. Però devi stare veramente molto vicino e respirare bene profondamente per 30 secondi. Poi esci dall'igloo di fumo ardente, ti riprendi, respiri un attimino, ti asciughi la faccia e rivai giù. E questa cosa la ripeti 5-6 volte per 2-3 volte al giorno. Risultati assicurati. Ma io non capisco, ma siamo nel 300, ma cioè, assurdo, perché uno dovrebbe, cioè, fare una roba del genere? Ti ustieni, no, allora, la faccia. Ma esatto, era partito bene, poi è diventato tipo una tattica da interrogatorio di una qualche forza speciale, cioè, anche perché lei ha detto, se tu non c'è, perché io le ho fatti i fumini, effettivamente a un certo punto ti bruci, cioè ti stai bruciando proprio, cioè senti proprio tutte le estremità che ti incominciano a bruciare, tieni gli occhi chiusi, tanto che c'era la mia ragazza che mi diceva, no guarda, cioè se ti brucia, mi raccomando, non stare lì, cioè stai un pochettino più lontano. Invece Kate ha detto, aiutati con qualcuno che, se non stai lì, ti tiene la testa lì, cioè proprio lì vicino all'acqua. Ma è denunciabile. Secondo me ai limiti del no, comunque, se posso, cioè, dire anche all'inizio, cioè far bollire il sale bicarbonato, cioè, ma cazzo, anni, decenni di progresso della medicina e siamo al punto in cui ci dobbiamo far bollire acqua con sale bicarbonato, mi sembra un po' evitabile. Beh, se posso comunque dire. L'ho fatto anch'io col bicarbonato, il fumino. Ma porca miseria, ma ci sono delle cose fatte apposta per sturarti il naso, ci hanno studiato anni, ho speso capito, miliardi. Però è più bello avere tipo la tua pozione personale, no, cioè, okay, tra l'altro, però, se hai degli oli particolari, ci metti dentro tipo l'olio di eucalipto, quelle robe lì, sembri un pochettino più uno stregone, capito? Ah, no, beh, fai però, più una diciamo, una stai curando la mente, non effettivamente il tuo naso, cioè stai facendo una cosa che ti fa stare quello, bene, dire va, ora ho fatto, sì. Mi sono curato. Non so se in Ci vuole la scienza ne hanno mai parlato di questi rimedi della nonna, tipo contro il raffreddore, tipo fumini e varie. Sarebbe stra interessante. A memoria alla fine ti direi di no, ma dovrei cercare. È il Vicks Vaporo che dice Robina, tipo è top, io ho usato un botto. Quello ti ma il Vicks è quello sulla maglia. Scusa? No, scusami, il Vicks non è quello che metti sulla maglia, non è quella pasta che ti libera il naso. E tu la metti sulla maglia? Io la mettevo la sera tipo sulla maglia. Ma e veramente? Dormire... me ne mettevano un po' qua, così tu tipo tutta la sera lo sniffavi e lo sentivi. Non potevi metterlo qua? No, lo mettevi anche qua, lo mettevi anche sulla maglia. No, sulla maglia no. No, in realtà facevo un'incrematura tutta della parte superiore del corpo. Sarebbe divertente, figo. Ti incremi tutto di Vicks, vedi come reagisci. Il Vicks stappava di brutto, è vero, un botto. Vabbè, comunque, no, mi stavo chiedendo se ci fosse una puntata che parlava proprio di ste robe qua, perché sarebbero stra interessanti. Si può cercare, perché nell'app del post, nella ricerca, ti cerca anche dentro i podcast, nelle trascrizioni dei podcast, quindi puoi provare a fare una ricerca. Ah, io tra l'altro un giorno voglio scrivere a Ci vuole una scienza con tutte le varie robe che, cioè, perché me ne vengono sempre un sacco che possono trattare, poi alla fine non ci ho mai fatto una puntata. Scusa, invitali per fare una puntata e andiamo a sfatare tutti. No, esagerato. Tra l'altro loro devono avere un copione sotto, se no non possono parlare. Secondo me no, anzi. Loro secondo me... Anzi, che vanno a braccio, ok. No, lì lo scrivono, però dico per le volte in cui li ho visti intervistati e a presentare qualcuno, mi sembrano molto invece spigliati con la battuta, però soprattutto Mautino secondo me è proprio super sul pezzo. Ci sta, ha senso. E vabbè, andiamo avanti con i vocali, ne ho un botto. Vai, falli sentire tutti. Comunque grazie Kate per questo aiuto. Se lo fai, facci sapere. E, allora, li ascolto al contrario, perché se no poi mi dimentico. Ah, questo era interessante. Anche qui, vabbè, allora aspetta, facciamo tutto. Senza abitanti sono desi, ho sentito che stavate parlando della Nutella plant-based. Io per curiosità l'ho provata, perché volevo vedere appunto se come sapore era uguale. Effettivamente sono riusciti a mantenere il sapore identico, è uguale, è Nutella uguale. Solo che ovviamente non c'è latte, non c'è nulla, c'è la lecitina di soia come al solito. E in più hanno usato i ceci per rendere forse più cremoso, più quella stopposità che c'ha la Nutella. E lo sciroppo di riso in polvere. Vabbè, niente, era così per illustrarvela. Ciao a tutti. Beh, intanto ieri abbiamo registrato, se non sbaglio, un reel che arriverà, penso, sulla Nutella Plant-based con Nicolas come cavia. Si è perso spaccato la scena.
Ma a me mi ha spaccato perché Nick mi ha raccontato, sono andato perché dovevamo registrare questo reel ce l'eravamo immaginati io e Nick che lo facevano Nelson e Cesare, cioè, ma ne avevamo parlato tipo per una settimana, poi l'abbiamo un po' riadattato, abbiamo fatto tutte le robe da prima che tornassimo in studio. Esatto, poi alla fine mi ha fatto straridere perché Nick mi fa alla fine il reel, cioè mi hanno registrato, cioè sono io il protagonista del reel. Io ho detto, ma come ci sei finito protagonista del reel? Perché hanno detto giustamente che era l'esperto bimbo Nutella, quindi poteva registrarlo lui. Quindi non so se è stato fregato in questa cosa oppure... Però l'ha preso mega sul serio, cioè era lì, infatti era completamente... Ah, ok, figo. Sì, perché cioè, comunque effettivamente, come poi ho visto, ho recuperato quel video di Bressanini di cui avete parlato, e anche come ci dice Daisy, sono uguali, quindi ti lascio un attimo interdetto. Quello figo, cosa. Fighissima, ammetto... la roba che hanno usato i ceci, questa cosa particolare. Però ammetto che io, che non, cioè la Nutella mi stomaca un po'. Cioè preferisco altre creme un po' più fondente. Sarei stato più felice se mi avessero fatto una versione meno zuccherosa, che sapesse meno di Nutella, che fosse un po' diversa, però capisco. Tu alla fine vuoi quello, cioè, no, tra l'altro io ti dico, anche fosse stata un po' diversa, ma è l'unica cosa che mi piace realmente la Nutella, la consistenza. Cioè è quella come posso dire, la consistenza della Nutella rimasta a 40 gradi sotto il sole, o di quella tenuta in frigo. Quella normale, quella tenuta a temperatura ambiente dello studio di Space Valley, esattamente, senza dentro briciole, senza dentro cucchiaini, senza dentro insetti o altre robe. Ma quando si separa il grasso dalla cioccolata, ti piace? No, quello mi fa cagare, cioè quello, ecco, se è così mi fa un po' sbocco. Vabbè, comunque tutto questo per dire che mi piace l'avvolgimento della Nutella e ho scoperto una roba, perché ho detto, caspita, adesso vabbè, ci sarà il boom delle cioccolate che incominciano, tutti i marchi famosi incominciano ad approcciarsi a questa roba del vegano, e ho visto che la Lindt, ok, l'ha fatta la tavoletta vegana, io non lo sapevo. Però non la trovi nei supermercati, ma la trovi in alcuni shop online. Cioè, la puoi ordinare online, ma non la trovi al supermercato. Però tu trovi la tavoletta classica e un altro gusto, qua. Mi sembra nocciola. Eccolo, vegan. Infatti è fighissimo questa roba. Può essere che... No, però sì, è italiano. E 4 euro. È forse solo sullo shop, non so. Vedi. Infatti, poi tu mi hai fatto vedere... Quelle della Ritter Sport, che la vendono Ritter in Germania, Sport. Tutta vegana. E ho quasi finito quella Le Rocky, veramente buona. Esatto. Poi incominciano ad esistere i vari snack cioccolatosi vegani, tipo esiste già il Kit Kat, esiste già, che avevamo anche provato, il Grisby. Cioè di quelli pian piano si aggiungono sempre, però pazzesco, perché si vede che proprio cioccolato è la nuova industria che hanno sbloccato sul... Vabbè, perché il cioccolato effettivamente piace a tutti. E il cioccolato piace a tutti, sì. E poi tra l'altro io, cioè, sarei stracurioso di sapere, sicuramente ci saranno dei dati, dei numeri che stanno facendo attraverso gli alimenti vegani, perché sono comunque aziende, non è detto. Cioè, non è un ente pubblico che te lo dice. Ok, no, quello è vero. A me viene da dire, se continuano a farle, evidentemente funzionano, se stanno aumentando. Secondo me c'è una bella richiesta, perché vedo che i prodotti aumentano sempre di più. Comunque anche, tra l'altro, quando tu vai al supermercato, cioè della roba vegana, molto spesso non trovi più, cioè viene saccheggiata praticamente, perché comunque rispetto agli altri prodotti con dentro magari... Lascia perdere, c'erano alla COP i Soya Sun, penso, sì, in offerta tempo fa, e non sono riuscito a prendere gli yogurt, quelli di Soya Sun. Non ce l'hai fatta, ok. È tutto vuoto, ma perché io vado, e il mio orario, se vado alla COP, è tipo la domenica all'ora di pranzo, tipo alle 13:30, okay. È tutto vuoto. Okay. Sì, lo so, ma la corsa di Soya Sun. Ma guarda che la soia sana io non so quanti soldi faccia, perché comunque forse sono tra i più consumati come yogurt di soia vegani. Vabbè, cioè, ci sono quelli, se no c'è la Valsoia, non è che ce ne sono tanti. Però da quel capito i soia sana sono i migliori. Sì.
E anch'io nella mia coppa li trovo sempre saccheggiati, cioè sempre, cioè, no, allora, cioè si trovano, però molto spesso devi starci attento perché no, che poi magari, cioè, più che altro rimangono di solito quelli zuccherati, ma la versione invece senza zucchero bianco è bravo, quella che sparisce, bravo, esatto, subito, che invece è quella che vorrei, così poi va bene. Allora, questa gente non si piglia gli zuccheri, ma pigliatevi sì, no, ma adesso da quando ho preso, ho scoperto quella storia lì dell'alpro al cioccolato e del e i, come si chiama, i cereali di coro, quelli che sono palline di cioccolato, ma non sanno di cioccolato. Okay. Io ho trovato, sono a posto con la mia colazione, non mi serve più gli ossi. Okay. Sì, sto facendo la stessa colazione a me da. Ma come si chiamano queste palline? Non lo so. Ah, perfetto. Posso vabbè, cercare. Comunque c'è. Intanto che cerchi, c'è Leono che dice: ho visto che in Puglia hanno fatto una cioccolata senza cacao, ma usano le carrube. Proprio per ovviare al problema della coltivazione del cacao. È la soluzione per Frank. Esatto, dovremmo smettere, basta cioccolato. Fidiamo il mondo, no? Ah, comunque Suarpe ci ha detto che è da un bel po' che esiste quella della Lindt. Io non lo sapevo. Mia morosa è di Aquisgrana, dove c'è una fabbrica della Lindt, e l'abbiamo provata nello spaccio della fabbrica. Però non la trovo, cioè non si trovava nei supermercati, mi viene da dire. Io non l'avevo mai vista. Cioè, ma ha detto di Aquisgrana. No, infatti appunto. E comunque sono questi quelli che ho preso. Costano un culo. Cereali proteici. Non lo nego, figo. Costano veramente un culo. Però costano, sono top. Okay. Io considero che ne mangio 25 grammi al giorno. Ok. Quindi bisognerebbe andare a capire quanto spendo io ogni giorno. Ah, considera che devo fare l'ordine core, quindi se vuoi te li prendo. Sono, se vuoi. Ci mangio 40 volte. Allora, 17,50 diviso 40, spendo 43 centesimi al giorno. Minchia, un botto. Porca troia. Forse dovrei diminuire. Vabbè. Stavo leggendo di Anna che ha scritto: avete letto della Kioene? Non so come si pronuncia, vabbè. Quella dei burger vegetali, però ce l'ho presente, che è nata come distaccamento vegano di una ditta che lavora carne, e ora, grazie al successo che hanno avuto, la parte della carne ha chiuso e sono solo un'azienda di cose vegetali. Ah, non lo sapevo. Si vede che ci hanno fatto tanti di quei soldi. Ma tra l'altro, ieri io ho avuto un po' uno schizzo al supermercato, perché io tendo comunque a prendere quei prodotti di vegani lavorati, so che non è il massimo, non è che c'è, cioè diciamo che non sono sanissimi sempre, se uno se li potesse fare a casa meglio, però io tendo comunque a volte a prenderli, e proprio pensavo, cazzo che palla scusate un po' volgare, che palle la Coop che ha sempre queste robe qua, perché l'S Lunga ne ha molto di più, cioè io l'ultima volta che ero stato all'S Lunga, di cosa stiamo parlando? Di prodotti vegani, sì, di quelli lavorati, ok? Ma quelli devi diminuirli, tipo... tonno. Ma io di quelli mi ci spacco, no. Polpette, crocchettine, hamburgerini, non risolvi mozzarelline, ma però scusa, datemene qua. Sì, però devo mangiare qualcosa, cioè nel senso non è che posso andare avanti di un peperone e un... Ma puoi mangiare mille cose, guarda che sono fatte di soia la maggior parte delle volte, o di piselli o di legumi. Sì, proteine del... vabbè, proteine del pisello, va bene. Ho capito, no? Fatti i piselli con un'altra roba. No, io invece devo andare avanti di polpettine, robettine... Ma no, scusa, la domanda è se mangiassi abitualmente carne... Ogni giorno ti mangeresti o delle polpette di carne, una cotoletta o una bistecca? Vabbè, facevo così, eh. Ah, allora facevo. Allora, cioè io mangiavo allora tipo... Hai comunque migliorato, allora posso. No, ho comunque migliorato perché comunque mangiavo il mio hamburger, mangiavo il mio pollo, cercavo un po' di alternare. Guarda che è difficile alternare nella dieta, eh. Cioè sembra una puttanata, però in realtà uno ci si deve mettere, deve un attimo conoscere un po' di ricette, ma come dire, mangi pasta tutti i giorni. No, non mangio pasta tutti i giorni, però è difficile trovare un sostituto alla pasta se non sei così esperto, capito? Cioè, a parte che puoi mangiare pasta tutti i giorni, non succede niente. No, lo so, ok. Boh, oddio, non succede niente, non è il massimo mangiare pasta tutti i giorni. Vabbè, ma non è che c'è l'importante che mangi anche altre cose, che mangi anche della verdura, dei legumi. No, vabbè, quelli comunque li mangio non grazie a me, per fortuna. Cioè, nel senso, ho una persona che comunque ha la questa roba qua. Ti fa cadere dei fagioli in bocca senza che te ne accorgi. Esattamente. E straccetti vegetali del barbecue di Planted, buonissimi. No, ma cioè, sono d'accordo, tutte quelle cose, ormai le ho provate quasi tutte, sono strabuone. Solo che ne mangi tipo una volta a settimana, se no è un casino. Tre volte a settimana. È un po' tanto. Perché se legge gli ingredienti comunque, cioè,
non è proprio la cosa migliore del mondo da mangiare. Ma poi ripeto, io alla fine non sono né vegano né vegetariano. Ma poi, quindi... finché non fai gli esami. Cazzo, ah no, certo, no, assolutamente. Quello assolutamente. Sì. Io ti giuro, il mio unico problema sono le uova. Mi spacco veramente di uova. Forse dovrei un po' diminuire. Cioè, tipo a settimana me ne faccio. Come mangi le uova? Io le uova le mangio di brutto. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevi? Non mi ricordavo. Sì. Ma perché prendete al contadino? Sì, esatto, le prendo al contadino e varie cose così. E alla fine mangerò, tipo, secondo me, 4 uova alla settimana. Vabbè, ma da quello che sapevo va bene. Ok, oh, vabbè, sì. Vabbè, posso. Va bene, ci sta. Cioè, che è una cosa che è stata un po' smentita dalla scienza, il fatto di... mangiare troppe uova fa male per... Sì, sì, cioè, nel senso, ovviamente c'è una questione del colesterolo, eccetera. Però il colesterolo, 4 esatto. settimane, da quello che so, va bene, non succede niente. Ok, va bene. Non devi esagerare, magari non tutti i giorni, so. Da quello che so io, poi non so. Ah, Ilaria comunque ti chiede, Frank, piuttosto, visto che ti stai avviando alla dieta vegana, stai integrando la vitamina B12? L'ho comprata... fa schifo, ma semplicemente perché per spendere meno pastiglie? Ma su Amazon per spendere poco ho preso quella al sapore ciliegia e a me è una fastidia roba che sa di ciliegia. E poi la cosa molesta è che ti dice di metterla sotto la lingua e farla sciogliere sotto la lingua. Ah, ok. Solo che ci mette una vita a sciogliersi, quindi poi dopo la faccio sciogliere sopra la lingua e pace. Però ha proprio un pessimo sapore. In realtà poi devo riprendere adesso, perché quest'estate nelle mie vacanze ho sgarrato malissimo. Ho mangiato quintali di cadaveri. Quindi insomma di sicuro ne ho assunte, ecco. Perfetto. Ma comunque vai pure con prossimo. Andiamo avanti. Mi sa che abbiamo un altro di Daisy, che forse mi sa che l'aveva mandato prima. Sentiamo, cioè qualche giorno fa. Riverenzi abitanti, sono Daisy, bentornati e bentornati a tutte, che bello risentirvi, perdonate la settimana di ritardo, è la vita. Aggiornamenti sulla lettiera, se vi ricordate avevo comprato una lettiera autopulente, funziona benissimo, con la sabbia fina fino a quella della Coop, l'agglomerante, funziona da Dio, si sceglie il tempo di riposo, quindi per dire, non so, dopo che è andato il gattino si aspettano 3-5 minuti, io ho messo 5 minuti, il tempo di far asciugare, poi rotola giù, va dentro, puff. E ogni tot si cambia, dipende da quanto la usano. Adesso la sta usando solo una, perché finalmente proprio l'ha vista e detto, finalmente c'ho il gabinetto sempre pulito, che bello. E le altre due sono ancora lì che la stanno studiando, però ci arriviamo. Al frattempo ho due lettiere, di cui una sempre pulita, comunque da starsi dietro, però intanto sono sicura che qualsiasi cosa succede una lettiera pulita in casa c'è. E niente, ciao a tutti e buona mattinata. No, cioè, fighissimo, se funziona e se il tuo gatto abbraccia la policy della nuova lettiera autopulente, ho visto, cioè, quella rotonda, forse l'avevamo già vista in passato, è fighissimo. Sì, è mega comoda. Più che altro mi ha fatto ricordare che devo cambiare la sabbietta della mia gatta, perché tipo è da un giorno che ha tipo uno strato di carta velina e quindi poverina non può neanche scavare, cioè effettivamente gliela devo cambiare perché sì. Mi richiedevano i cereali. Ah certo, giustamente poi stavamo parlando di merda e ci hanno detto in chat. Però non sanno, cioè non aspettate una roba che sembra, non sembra un Coco Pops, ecco, volevo solo dirlo. Cioè, sì, ma a me mi ricorda il riso soffiato, quello al cioccolato. Più o meno come consistenza sì, però il bello è che comunque sembra una sponsor a Coro, ma non lo è, anche se in realtà torneranno, ma sull'altro canale, ma vabbè. E cioè, se guarda la tabella nutrizionale è abbastanza decente, perché c'ha 9 grammi di zucchero per 100 grammi, ma viene mangiato tipo 20-25, e quindi siete a posto. Però sì, non ha questo mega sapore, ma ci metto un po' di latte al cioccolato della Alpro, e quindi... No, tra l'altro, aspettate, se dovete comprarli, aspettate che inizi la nostra... Va ancora però il nostro codice, ci hanno detto, che Space Core funziona ancora. Ok, quindi usate Space Core. Okay. Perché no, tu dici so. Così le fai vedere. Ma no, tu fai vedere che già ancora a settembre lo stanno prendendo. A settembre comunque c'erano degli ore, va bene, ok. Usate, no, però sì, dobbiamo tornare, ma non credo che ci diano un 20% di sconto. Quindi... No, quello è vero. No, è che io semplicemente lo faccio per dei nostri risultati. Ah, così fai vedere, guarda che appena abbiamo fatto la sponsor, boom, va bene. Aspettate che arriverà la sponsor, così fate vedere che siete sul pezzissimo. Quindi voi ci guadagnate, ci rendete ricchi anche a noi, siamo tutti felici e siamo ricchissimi, esattamente. Vabbè. E vai pure con le prossime. Andiamo avanti. Ci sono. Vai. Dove siamo? Tutti malati da parte di Totta, l'ho intitolato
così sentiamo. Buongiorno Tonno, buongiorno Frank, buongiorno abitanti, buongiorno. Dalla Totta. Volevo sapere se Tonno sia un minimo ripreso dal suo super mega iper raffreddamento e volevo anche esprimere vicinanza a Frank perché sono in una situazione analoga alla sua, nel senso che scorso weekend ero con un gruppo di persone e siamo stati insieme tutto il weekend. Siamo tornati ognuno nelle rispettive città e da ieri mi stanno arrivando messaggi del tipo: ah, io ho 38 e mezzo di febbre, ah, anch'io ho l'influenza. E quindi adesso stiamo aspettando 3-4 giorni per vedere la conta dei caduti e vedere in quanti si sono ammalati e quanto sono sopravvissuti. Io ho un piccolissimo raffreddore, ma per ora sembra solo quello. Vedremo, scopriremo. Buona giornata a tutti. Io la prima cosa che penso è: ci sarà un motivo se la gente appena torna dal lavoro si ammala? Ah beh, certo, fa male lavorare, cioè. Può essere anche acclarato. Quello, io ci avevo pensato, io infatti ho subito detto nella prima settimana ho dato tutto e effettivamente il mio cervello e il mio corpo non hanno retto e sono a casa. Ma che poi tra l'altro veramente strane le dinamiche del lavoro da casa, cioè alla fine noi siamo molto liberi, quindi siamo fortunati, non ci possiamo lamentare di qualsiasi roba così, però pensavo che effettivamente uno deve essere bravo a regolarsi, perché se no rischia di non avere mai i tempi allineati con quell'altro, perché poi sei a casa, quindi non è che cioè tipo per dire voi andate in mensa, ci mettete tot tempo, però io mi devo cucinare, però devo anche pensare, poi ci sono altre robe che vengono fuori della casa che magari dici cazzo, ma le devo fare, però è mio compito farlo oppure sto lavorando, e quindi non sai se devi fare. È un po' tutto un casino. Per alcune cose è figo, per alcune cose mi sta sui coglioni, perché dici cazzo, però io questa roba qua al lavoro non la farei. No, quindi... no, ma è vero, secondo me andrebbe, cioè lavorare strano, a casa credo. Non è per tutti. Esatto. Cioè, nel senso, anche io mi troverei male, perché poi si mischia troppo la vita privata. Si mischia un botto la vita privata con la vita lavorativa ed è particolare. Anche se devo dire che ieri comunque abbiamo svolto la puntata da Dio. No, ma infatti poi però... cioè, si vedeva, se posso dire, Tonno, negli occhi il riflesso della PlayStation mentre stava in collegamento. Io no, però non ho detto niente. No, non l'ho detto a nessuno, quindi rimane tra noi questo segreto. Però si notava, no, proprio, vedendo dei flash. Non stavo minimamente giocando. L'unica cosa che però ti volevo chiedere è come mai ogni volta che manco, questa l'avevo già notato, però magari sono in collegamento, penso sia successo comunque due volte, cioè era già sì. Un'altra volta io ero stato in collegamento, e come mai nessuno ha rispetto, cioè già hanno poco rispetto di me dal vivo, però se io sono lontano hanno ancora meno rispetto, cioè ieri proprio mi trattavano in una maniera completamente diversa, cioè tipo Nelson era una roba aberrante, io infatti volevo, no. Cioè ero lì che dicevo... Ma vabbè, che non si può neanche difendersi, dici queste cose, cioè. Ma è per quello che le dico, perché però se ci pensi, è come funzionano i social network, cioè c'è lo schermo di mezzo, quindi puoi sparare a zero. Tu puoi fare il bullo, ho capito. Tu alla fine ieri era solo una faccina dentro un iPad e una voce. Sì, è vero, ma esatto, avevo perso qualsiasi autorità, non mi ascoltavano nei consigli, mi dicevano stai zitto. Ah, lo stesso Nick comunque alla fine mi perculava, capito? Quindi è stranissima sta roba, vabbè, è pazzesco quando poi generare uno schermo, vabbè. Nick era molto impegnato. Sì, Nick, poverino, ammetto che dovrà aver fatto parecchia roba, perché doveva magari servire le robe, stare attento alle varie cose, così, sì, poi... No, capisco. Vai pure con il prossimo. Andiamo con il prossimo. Ma ce ne sono un bot. Sì, sto cercando di recuperarli tutti, poi sicuro mi sono perso qualcosa, ma adesso li recuperiamo tutti. Come stapparetto non l'abbiamo fatto. Ah, abbiamo questo matrimonio. Ciao Tonno, ciao Frank, buongiorno Valle, un saluto da Luca da Vicenza. Niente, volevo dirvi che purtroppo la live di lunedì me la perderò. Sicuramente recupererò il caricamento in versione podcast, perché domenica mi sposo e quindi lunedì sarò in luna di miele. E niente, mi spiace perdere la vostra prima live di ritorno dalle vacanze. Spero le vostre vacanze tutto bene. E niente, arriverenze. Vabbè, auguri. Ammetto, beh, certo, sarebbe auguri. Stato più bello se avesse detto invece sono in luna di miele, avesse detto sarò spaccato a merda, non saprò neanche dove sono, sarò rantolando per terra perché avevamo fatto festa tutta notte. Però va bene, io sarei stato stracurioso di sapere dove in luna di miele, cioè sono sempre le robe anch'io che mi interessano di più, cioè ammetto... sapere che luna di miele ha organizzato, se è una roba rilassante, se invece è una roba
mega attiva in cui vai a farmi le robe. Ma poi tra l'altro chissà come ti vivi la luna di miele, non so perché mi sono fatto così. Ma dipende dalle persone, cioè io ho sentito gente che è andata, cioè sempre sentito a maggioranza, e siamo tornati, c'erano disconnessi, a maggioranza che sentivo era gente che fa la roba super relax, proprio tipo mare, perché io farei una roba così, mega rilassata, albergo, cioè, col matrimonio comunque che è stato un momento di tensione altissimo, cioè vorrei rilassarla, però c'è gente che ho sentito che invece magari si è sparata a cammini, viaggi un po' all'avventura in giro così, perché lì proprio ti mettono, come dire, subito alla prova la coppia. Cioè ti... No, certo, è vero. Perché magari vero, momenti di panico, robe, peso, però si scelte, no, no, gusti. Ma tu ci pensi che col fatto, cioè adesso io poi non so i tuoi progetti futuri, però col fatto che magari non ci sposeremo, non faremo questa luna fantomatica, luna di miele. Poi ma non è che secondo me al giorno d'oggi è un po' diventato superfluo. Che altro è la luna, cioè già i matrimoni sono superflui. In più, secondo me, la luna di miele, perché, come dire, non è più come una volta che c'era uno che andava dal padre dell'altra persona a chiedere la mano, e poi dopo, intanto, però, loro si erano visti tre volte in vita loro, la coppia, c'era proprio tutta un'altra cosa, per cui poi c'era il matrimonio, allora poi dopo davvero andavano a vivere insieme per la prima volta, allora c'era la luna di miele. Adesso queste cose non ci sono più, cioè adesso magari si sposa gente che convive da anni, quindi secondo me si è un po' persa quella funzione. Ma alla fine sono già andati in vacanza insieme. Cioè, no, ma sai che tu, sono sicuro che tutti... ma io compreso apprezzo di più il fatto che comunque prima ci si conosce bene, si convive, si capisce che effettivamente quella persona è fatta per te, però si confrontano le dichiarazioni dei redditi, si capisce anche, vabbè, qualsiasi roba, però il fatto di sposare una persona che tu magari hai visto solo tre volte, fascino incredibile, cioè proprio uno di quegli esperimenti che dico, caspita, tu ti leghi a una persona che hai visto tre volte, magari l'hai pure idealizzato, oppure non sai nulla, cioè vai proprio così alla cieca, bellissimo, motivo per il quale guardavo Matrimonio a Prima Vista, che penso sia un esperimento veramente un bijou. Ma scusa, è un programma in cui la gente davvero si sposava. Sì, si sposava a prima vista, cioè tu andavi all'altare che non aveva mai visto la sposa, ma poi dopo potevi divorziare dopo poco. E per carità, tempo. In tanti paesi del mondo penso funzioni ancora così, che si fanno i matrimoni combinati con gente che si è mai vista, però non è che, non so quanto siano felici queste persone, non so. Diciamo che non è un non tutti, sintomo... cioè magari ti becchi benissimo, magari becchi malissimo. Sì, no, diciamo che non è un sintomo culturale di un'avanzatissima società, però come esperimento trash da passare su real time comunque fa sempre ridere. Ah no, beh, quello sicuramente. Io nel senso me lo guardo. Il concetto di luna di miele comunque non sembra così positivo, dice Ilaria, e se penso al significato che ha il termine in medicina, mi viene da ipotizzare che si chiami così perché è il periodo subito prima dei classici problemi legati al matrimonio. E la Madonna si è appena iniziato. Ok. Confuso. Allora, non mi ricordo chi che ha detto. Suscina dice: è una scusa per fare il viaggio che si desidera da tanto, che si è sempre rimandato, perché in effetti c'è quella cosa per cui fanno il regalo di matrimonio. Sì, quindi sì. Quindi magari il matrimonio l'hanno pagato, non so, i genitori, cose così. Allora, ok, però, boh, non lo so. Mi no, comunque un po'... per fare matrimonio e luna di miele da te, devi essere, cioè devi averne un bel po' da parte, cioè se vuoi fare una roba anche media. Beh, se la vuoi fare, sì. Media, non ti sto dicendo... Media per te cosa sono 300 invitati? Esatto, dai, fai 300 invitati. Madonna, no, quanto è? È troppo. Allora, no, media per me sono 100 invitati in tutto. Quello è medio. Okay. No, non lo so, effettivamente non essendo mai stato a matrimonio... Comunque sono non un botto 100. Non ho il... come posso dire... Non ho la misura, cioè non saprei... Non saprei ma dirti quanto non è media. Ma un po' questa cosa non la potrei più dire. No, infatti, sarò un matrimonio, poi ci farai saprò sapere tutte le varie robe, saprò come si comporta la gente, cosa fanno, cosa non fanno, quanto si spende. Ah, guarda, per ora la cosa che so è che comunque anche solo partecipare a un matrimonio spendi un puttanaglio, quindi non oso immaginare farlo, quindi nel senso, l'inculata è doppia, diciamo. No, mangerai bene. E berra, o me la condo, approfittare del buffet. Allora, io, cioè, è brutto. Allora, però, vedi, è brutto da dire. Però mi si mette sempre in una condizione particolare. Ma io, no, io. Allora, lo dico molto tranquillamente. Sono nato stronzo, cioè, è brutto da dire. Sono nato stronzo, perché questa è la mia.
sono così dentro e ho qualche problema, perché io adesso che mi metto un po' a fare tutti i calcoli che andrò a non farli, vabbè, i calcoli mentali tra cui, cioè, non ci rientrerò mai dentro, ok, questi calcoli. Poi certo c'è tutto l'aspetto emotivo, sarò rinfogliato, hai comprato la felicità, tua e di altre persone. Però, Vezze, io quando arrivo lì al matrimonio non c'è santo che tenga, cioè quando c'è il buffet io, Vezze, devo rientrare di una cifra di almeno 100 e passa euro e incomincio ad abbuffarmi come uno stronzo. Cioè per me lì deve essere proprio un banchetto regale in cui io vado con le manazze, incomincio a prendere qualsiasi roba, arrivano i maggiordomi, prendo dai loro vassoi, me li sparo tutti in bocca e perché ho speso quella cifra, capito? Quindi devo rientrare con quello che mangio e con quello che c'è da poter fare, da poter... A costo di andare in bagno, metterti di tingola, vomitare tutto e ritornare brutto, lì e ricominciare a mangiare. Di brutto. Cioè, mi io voglio sfruttare al massimo la cifra che sto spendendo e quindi mi rifarò sul buffet del matrimonio. Ma poi, secondo me, se sei bravo, puoi anche far su, nel senso di prendere e portare a casa qualcosa. Cioè con la cesta arrivo, merda, pensa con la borsa. Si organizza bene, merda, veramente un attimo, merda, ti fai le posate nuove, ma anche lì c'è, cioè, tipo incomincio a guardare anche le bottiglie che ci servono, vino, champagne e tutto il resto, cioè devo essere aperto come una pigna perché sennò non ha senso la spesa che c'è dietro, quindi devo però dopo non capisci più niente, frega un cazzo, cioè devo andare avanti e far rientrare nella mia mente tutti i costi che ci sono stati dietro quella cosa lì, quindi mi sa che farò così. Poi ovviamente c'è il, come posso dire, il fattore emotivo, bellissimo, perché comunque sei lì per quella persona, sei ripagato, su quello sono tranquillo, so che sarò ripagato sentimentalmente, ma so che non sarò ripagato di portafoglio, perciò ci devo dare dentro. Farà ridere se poi usciranno dei video da quel matrimonio, della condizione. 100% usciranno dei video. Vabbè, magari a me non arriveranno, perché io non bazzicando i social, magari non li vedrò mai, però mi farebbe ridere vedere poi la situazione. Sì. Io domani, dice Android Umano, parto per un matrimonio, sicuro ci sarà un menù strano, sarò pronta a digiunare. In che senso? Perfetto. Ah, non lo so, non ho idea. E cibo alcolici, poi se fai il testimone, ciaone. È bello Nicolina che dice: penso che farò la firma in comune, buffet nel bosco, questo bello. Quello molto figo. Un po' rustico, si spende poco, ma non so, pozzo di pane, bottiglia di vino. Perfetto. Bello. Beh, mi piaceva tantissimo che tu potevi andare nella Contea Gentile, presente che c'è l'Hobbit, sì. Che ha la Contea, sì. Non mi ricordo. Ah, organizza dove. Un matrimonio. Matrimonio Hobbit, come quello di Samwise Gamgee. Puoi fare il matrimonio Hobbit, ma è una roba emozionantissima, perché te la fa, cioè... La location è bella sicuramente. La location è fighissima, lui arreda tutto in stile matrimonio e poi ti fai le promesse proprio come gli Hobbit, che non so come si facciano, però sono lì a un quindi a piedi nudi. Sì, a piedi nudi, tutto vestito. Ma c'è, ci sono anche i fuochi d'artificio di Gandalf. Quello non me lo ricordo. Sono i compleanni. Quello ammetto non me lo ricordo. Però è incredibile, bellissimo. Vabbè. È figo effettivamente. Poi abbiamo sogni realistici, l'ho chiamato. Buongiorno a tutti e a tutti, sono Martina. Come va? Torno, stai meglio? Stavo ascoltando la live di ieri e il sogno di tonno mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo chiedervi un po' di tempo fa. Quando voi sognate una cosa molto realistica, cioè vi sentite proprio presi dal sogno, quando vi svegliate avete ancora le sensazioni che provate nel sogno? Oppure, perché vi spiego, l'altro giorno io ho fatto un sogno dove avevo un cavallo e questo cavallo mi tirava per sbaglio un calcio e mi ricordo di essermi svegliata che io avevo ancora la sensazione del calcio tirato, avevo ancora il dolore proprio e non so se è una cosa mia o è una cosa proprio a livello mentale, no? Che quando sogni qualcosa di veramente forte poi continui a provarlo quando sei sveglia, non lo so, a voi è mai capitato? Prego, a te la risposta. Allora, a me, no, così estremo non è mai capitato, non mi è mai capitato. Cioè, l'unica cosa estrema che mi è mai capitato, però non è la stessa cosa, è che tipo sogno di non avere, di avere qualcosa al braccio che me lo stanno affettando, che me lo stanno distruggendo e varie cose, poi mi sveglio, ho il braccio addormentato, vado nel panico perché ho la stessa sensazione che avevo nel sogno e lì mi si genera... Okay. Lo spavento
Però non ho mai avuto delle conseguenze, cioè delle sensazioni che avevo nel sogno una volta sveglio. No, quello mai. Io avrei bisogno di fare il processo inverso. Cioè, tipo stamattina mi sono svegliato con un forte dolore sia alla tibia sinistra, ok, che a questo dito cazzo del piede, okay, e anche a questo, ma malissimo, cioè facevo proprio fatica a camminare, okay, e non so il motivo, quindi se qualcuno magari riesce a farmi il processo inverso, cioè a dirmi cosa ho sognato, grazie, apprezzerei molto. Ma adesso scusa, sei scalzo per il fatto che... Devo far vedere, insomma. Ah no, no, pensavo perché fossi dolorante, quindi... Ma come hai fatto a toglierti in 30 secondi il calzino? Non l'ho neanche visto, un mago questo. Un mago. Veramente non so come hai fatto. Vabbè, comunque no, sai che cosa? Se ti fa male piede e schiena. No, tibia. Ah no, tibia. La tibia della gamba sinistra e il, okay, secondo e terzo dito del piede destro. Che roba strana. Adesso ma non sicuro... più, eh. È sparito nel giro di 20 minuti. Ma sei sicuro che non ci ha dormito un gatto sopra? Ci ho pensato. Potrebbe essere, però è strano perché è proprio male al dito del piede, cioè una roba un po' strana. Ok. Okay. Non so. Non so, farò sapere. Robin dice: il mio gatto ieri dormiva sul tiragraffi, all'improvviso è saltato via. Fortunatamente non è caduto malamente. Non ho capito se ha fatto un brutto sogno o cosa sia successo. No, ai miei gatti non è mai successo di fare dei sogni particolari che dici, vabbè, li vedi di muovere, saltare, schizzare via. Non è mai successo questa roba qua. No, quei ma cani, quello sì. No, però che si muovano mentre dormano, che fanno dei versi, che si girano, okay, che scalciano. Okay, okay. Soprattutto Alan Turing fa molto questa cosa. Quindi... Io oggi mi sono svegliata con un labbro gonfio, dice Aurora, non so se sono stata punta o altro. Vabbè, quello è successo anche a me, occhi gonfi, labbra gonfie, qualche volta mi succede che qualche parte del corpo si gonfia. Vabbè, quello penso che sia abbastanza normale. Fermiamoci ma sì, qui che non vogliamo approfondire. E assolutamente, con le cose che si gonfie, prego. E andrei avanti con questo vocale qui. Quest'anno purtroppo la serata finale della domenica del Mutina Boeca è stata annullata a causa maltempo, ma che dispiacere. Vista anche la live molto interessante che avete fatto col messere, niente, volevo mandarvi la locandina che ho visto per caso delle scuole di scherma antica che fanno nel modenese, che non ho copiato, se ve ne frega qualcosa. Io intanto vi mando questo, solo perché l'ho visto lì. Ciao, buona giornata. Non avevo sbatto di salvarla, ammetto, mi ha fatto ridere, okay, che sembra molto la sponsor alla scuola di scherma che conosce. Però okay, sappiate, sì, se volete, esiste una scuola di scherma Modena, ci volete andare. Vabbè, ci sta, conosco. Magari qualcuno vuole spadarsi. No, magari dopo, esatto, dopo la live commemorazione c'è stato un picco di iscrizioni in Italia nelle scuole di scherma, non sappiamo. Non lo potremo mai sapere, però potrebbe essere. Vedremo la prossima volta, ma vediamo se in caso se vi iscrivete a una scuola di scherma, dite perché avete visto la live commemorazione su Space Valley Live. Esattamente. Vediamo poi. Esatto. Poi, next. Buongiornissima da Fuerteventura. Allora, raccontare una cosa che è successa settimana scorsa. Io lavoro come recepzionista di notte qua in un hotel e di notte mi arrivò una coppia di italiani verso le 2 di notte, un po' alticci diciamo, continuando a insistere che loro avevano una prenotazione nel nostro hotel. Ho detto vabbè, datemi i documenti, il numero della prenotazione. Dopo avermi fornito tutto, non c'era niente nel sistema. Ho detto, scusate ragazzi, magari ci vuole un po' di tempo, ve la posso caricare a mano e pagate qua. No, abbiamo già pagato. Dopo un'ora che si è stati l'imballo cercando prenotazioni sia io che loro, hanno iniziato a minacciarmi dicendo che avrebbero chiamato la polizia, che il giorno che fossi rientrato in Italia mi avrebbero aspettato sotto casa. Okay. Insomma, bene ma non benissimo. Alla fine, dopo un'altra mezz'oretta, la signora si è accorta che avevano sbagliato loro l'hotel. E senza far finta di niente, senza scusarsi, hanno preso valigie, il bicchiere di vino che gli avevo offerto per il loro arrivo e senza scusarsi se ne sono andati. Che meraviglia. Bello il lavoro del receptionist. Ti capitano queste avventure incredibili. Pesissimo. Ma scusate, cosa avresti fatto? Ma non se fossi stato nei suoi panni, se fossi stato in quelli che a un certo punto si accorgono che hanno sbagliato albergo. Ah, che hanno sbagliato. E tu sai che hai rotto le palle fino a quel momento. Ma è che non ho quelle. Non ho più. Forse ce l'avevo una volta, però non ho più quelle. Quel metodo di fare aggressivo, cioè capito, nel senso non c'è la tua prenotazione,
Vabbè, cioè insisto, vecchio, ma aspetta, tu hai volato un botto per ore con un cambio d'aereo, poi te ne avevano annullato uno, la macchina a noleggio che sei arrivato troppo tardi e l'è andata via, okay. E quindi devi aspettare il giorno dopo, cioè tu arrivi lì che sei proprio stanco, sei incazzato. Ti è partita male la vacanza. No, guarda, cioè, ti giuro, non riesco. Cioè, a meno che non siano sgarbati. Allora, se sei sgarbato, ok, mi girano i coglioni, allora anche io mi agito. Però di base, cioè, se mi sono successe cose, non sono scortese con le altre persone. Anzi, tu arrivi lì e il receptionist ti offre del vino. Porca troia, cioè nel senso è stato anche carino, cioè nel senso ha fatto il suo lavoro per bene, quindi dico, ma non è che c'è un errore, controlliamo questo, ma che strano, poi gli faccio magari vedere tutte le varie robe della mia prenotazione, tutto quello che ho fatto, tutto il procedimento, secondo me alla fine sì, cioè più che altro è proprio la tipica situazione in cui arrivi a una soluzione, secondo me, cioè nel senso ci arrivi. Infatti ci sono arrivati. E infatti alla fine ci sono arrivati gran stronzi che non hanno chiesto, cioè non hanno ammesso neanche l'errore, cioè se proprio fai un errore ammettilo, il problema è che questa è forse la cosa più difficile da fare in assoluto. Lì sì, ecco. Perché se eri andato lean, cosa fai? Ti scusi. Ma anche lì, tipo, io sono in un periodo della vita che se vado lean e sbaglio, sti cazzi, cioè se deve essere una... Ma poi dipende perché questioni, ovviamente se sono questioni più personali, se vado lean, molto probabilmente resto sulla mia posizione al 100%, però su questa roba qua che non è gigantesca, dai, che cazzo ti costa dire, vabbè, ho sbagliato, mi scuso, ci scusiamo, finisce un po' in gag, un abbraccio, un altro bicchiere di vino... Sì. Cena e poi ci si lascia e via tutti, cioè così allora sì, ci sta, così ci sta. Dai, cosa avresti fatto, scusa? Ma non credo che arriverei a quel punto perché cioè non andrei mai in un posto dicendo solo ho prenotato questo nome. Ok. Cioè, nel senso, o meglio, in realtà aspetta, adesso che ci penso, capitava con la band che magari arrivassimo dicendo, anche con Nelson una volta mi sa a Torino, che siamo arrivati in un sto posto dicendo siamo arrivati, che ne so, a nome rover. Non c'è nessuna prenotazione. Vengisly, no, Francesca, no. Iniziamo a sparare qualsiasi nome possibile di robe e alla fine poi la troviamo. Quindi sì, in effetti in quel caso. Però no, non mi arrabbierei col receptionist. Piuttosto direi, vabbè, probabilmente ho sbagliato io. Chiamo chi magari mi doveva prenotare o cerco sul telefono. Sono così. No, sì, non sono andrei così. Lì, no. Ma io poi non lo so, ultimamente non so perché mi è venuta fuori questa roba, come posso dire, riformulare la frase, ultimamente nella vita cerco di approcciarmi ai lavoratori, ok? In generale, un qualsiasi lavoratore, sempre cercando di non lasciargli una buona impressione su di me, ma cercando di lasciargli come posso dire, una buona interazione in modo tale da non rovinargli la giornata. Cioè questo tipo è il mio obiettivo cardine quando ho un'interazione con un qualche lavoratore durante la mia giornata. Non so perché ho questa roba, forse è anche una roba egoistica mia del dire ho fatto sentire bene l'altra persona, però c'è proprio mi piace di ieri, guarda, buon lavoro, ti facilito una roba se te la posso facilitare, non farti stare dei problemi, ma questo anche tipo, faccio esempio classico, vado in un bar, prendo il caffè, ringrazio, vado al tavolino, faccio tutte le mie robe, molta gente lascia lì la merda, io pulisco tutto il tavolo, porto la tazzina e tutto, glielo faccio notare, buon lavoro, vado via, proprio perché si vede che è una roba che a me fa star bene il fatto di aver trattato bene quella persona e spero in una piccolissima parte che anche lui stia meglio con quella roba. Quindi non lo so, è proprio difficile pensare di trattare male un lavoratore. Ovviamente ci sono poi categorie di lavoratori diverse, cioè ci sono alcuni che mi stanno più simpatiche e alcuni che mi stanno molto più sulle balle, cioè adesso non so perché mi ha appena flashato, ma perché ne ho visti tantissimi quando vai in vacanza i parcheggiatori, ecco, tipo i parcheggiatori forse tipo è l'ultima classe, quelli no, parcheggiatori abusivi. Non quelli abusivi, esistono proprio quelli i parcheggiatori normali. Sì, quelli che hanno tipo uno spazio privato e hanno tipo ti fanno parcheggiare l'auto a 50 euro per mezz'ora. Di solito sono scortesi. E sono dei pezzi di merda incredibili. Oppure quelli di tipo quelli che mi stanno sul cazzo sono. Beh, concerti anche uguale. Beh, concerti chi, scusa? Chi ti sta sul cazzo ai concerti? No, dico anche i parcheggiatori ai concerti. I parcheggiatori ai concerti, sì, è vero. Io immagino sia perché arriva talmente tanta gente scortese a rompergli i coglioni che anche loro un po' sbroccano. Quello può però essere, anche lì uguale. Sì,
Ah, no, stavo pensando anche a altre categorie che di solito mi fanno girare, perché ce ne sono in realtà delle categorie, ma che sì, mi fanno girare. Generalizziamo. Sì, ma a me piace un botto generalizzare, ma assolutamente, lo sai. Comunque Robinia dice: se l'errore è mio, come minimo mi scuso, ma a prescindere io penserei prima di aver sbagliato io e controllerei, poi casomai proverei insieme al receptionist a capire cosa è successo, ma a minacciare nemmeno mi passa nella mente, la gente è davvero maleducata e arrogante. Beh, c'è gente che si crede comunque capo del mondo, nel senso quello. No, quello poi io sono uno che, se tipo come mi è capitato in realtà in quest'estate, prenoto una stanza in un posto, un albergo, e poi è diversa e magari è sbagliata, così ci penso, cioè vado in stanza e ci penso almeno un'ora prima di dire vabbè vado a rompere le palle, perché è proprio l'ultima cosa che vorrei fare, rompere. Prima penso vabbè, ma alla fine fa lo stesso, dai, ma Diego chi se ne frega. Ah, ma aspetta, ma tu dici sulle condizioni della stanza? Sì, ma c'è qualsiasi cosa. Allora, boh, ma anche se che ne so, ci sono i peli nel letto, dico vabbè, pace. Allora, vero, anche io pian piano mi ha dato, però sai che sto cambiando un botto su quello, più che altro perché penso, sto invecchiando e dico, è brutto da dire, ci hai pagato, cioè se ho pagato per un servizio deve essere di una certa, cioè mi deve essere garantito quel servizio. Lo so, però ti devi accollare emotivamente l'andare a rompere le palle, magari trovare da dire con la persona, sì, dipende dalle situazioni, da con chi sei, da quanto hai speso, da quanto in quel momento è importante o no. Ma sì, che ne so, anche a me è capitato che magari mi portassero il piatto sbagliato o la birra sbagliata, dico, cioè magari poi ce ne rendiamo, però dico vabbè fa lo stesso, dai, ma hai fatto questo. No, certo. Vabbè, ma quello sono anche abbastanza, come posso dire, flessibile, ma tu devi vedere tipo mio padre, cioè mio padre ha una flessibilità. Ma ha ragione lui. Cioè dici che è inflessibile. Ma è particolare, io e mia sorella lo prendiamo in giro tipo quando siamo in qualsiasi ristorante così, perché lui con i camerieri ha un odio recondito che io non capisco da dove cazzo gli venga, ma soltanto se ritardano... Anche un po' di tonno che viene sputtanato così. No, ma se hanno tipo... Vabbè, no, ammetto che ci sono effettivamente a volte quelle situazioni e quello ammetto che ti possono dar fastidio in cui... Cioè nel senso quando si innervosisce perché magari il cameriere sta arrivando con del ritardo, magari non ti sa dire determinati piatti, robe in maniera dettagliata, specifica o fatto vero, però lui si innervosisce subito e noi diciamo dai calma, sono giovani, sono ragazzi, sono lì, stanno imparando, così poi dopo va tutto più liscio. Beh, poi magari lascia 30 euro di mancia. No, è che qua non si lascia la mancia, se non vuole poi. No, certo, per amore del cielo, assolutamente. Però, insomma, non siamo... Io penso di non aver mai lasciato la mancia. Mi sono trovato un po' in difficoltà, ammetto. E allora, Londra, per la mia esperienza di adesso, è stata che la mancia è sempre inclusa. Nel senso, c'è sempre incluso un tot di servizio, tipo 15-20% a seconda dei posti. Ok, qualcuno ha altri 10, però... Mentre anni fa mi ricordo che proprio te la chiedevano quando andavi a pagare quanto volevi lasciare, e sempre in percentuale. Adesso, visto che in tutti i conti è già incluso, probabilmente hanno capito, soprattutto dal punto di vista per i turisti, eccetera, che è molto più comodo così, è già lì. Poi tu al massimo, cioè volendo, se te lo fanno vedere prima, a volte tu puoi dirgli no, lascio di più, oppure... Invece in Irlanda ho visto che c'hanno sempre la cosa... quando vai a pagare o te lo chiedono quanto vuoi lasciare, oppure spesso ci hanno direttamente nel POS, te lo girano e tu vai a mettere a premere col ditino quanto vuoi lasciare in percentuale. E uno che non lo sa magari rimette il conto che aveva già pagato tipo 30 secondi. No, perché comunque è una percentuale. E poi mi è sempre capitato che mi dicessero guarda, puoi scegliere quanto pagare per il servizio, puoi anche mettere zero, nessun problema, fai come vuoi. A volte ho messo zero. E altre volte no, ho messo 10-15, dipende un po' come mi sono trovato. Mi è dispiaciuto un botto in un posto dove ero andato, dove ho mangiato benissimo, e dei cheese sandwich. Il problema è che è uno di quei posti dove tu vai al bancone, ordini, paghi e poi dopo ti vai a sedere e te lo portano loro. Il problema è che tu devi quindi pagare subito, e quindi devi dare subito la mancia, pagare subito il servizio. Ma io non lo posso sapere prima se è vero, effettivamente. E quello mi è dispiaciuto perché gli ho messo zero, e poi però ho mangiato benissimo, cioè gli avrei lasciato altri 10 euro, quindi quello un po' mi è dispiaciuto. Ma cioè te la mancia in Italia la vorresti?
Allora, metto sì. Cioè, non mi dispiacerebbe se... Poi non ho mai studiato effettivamente poi la cosa, come si applica, se ha davvero dei vantaggi e svantaggi, quali sono e come funziona. Cioè, non ho mai comparato poi tutti i vari paesi, eccetera. Quindi, al di là dei dati, a livello di principio, secondo me avrebbe molto senso che parte del guadagno del ristoratore, di chi ci lavora, sia basato su quanto ho trattato bene il cliente, quanto gli ho dato quindi un buon servizio, in modo che io effettivamente sia spronato a fargli un ottimo servizio, sapendo che se lo faccio poi vengo ben ricompensato. Ovviamente poi deve essere anche una roba culturale, che in Italia secondo me non ce l'avremo mai, del fatto di dire: cavolo, ho mangiato bene, sono stato trattato bene. E a parte che ho scoperto che a seconda dei paesi vai a pagare in alcuni il se hai mangiato bene, in altri invece paghi effettivamente il servizio che hai avuto. Appunto, se sei stato bene, deve essere anche proprio che tu ti devi sentire obbligato a pagare di più. Però sì, non lo vedo una cosa negativa. Ammetto, però allo stesso tempo pagheresti di più. Cioè, nel senso, generale... No, cioè, secondo me non la devi pensare pagheresti di più, perché adesso i prezzi sono tarati sul fatto che che non esiste la mangia. Esatto. Invece lì sono tarati sul fatto che tanto lascerai tot di mangia, che la maggior parte delle persone ti lascerà il 20%, quindi magari il prezzo è più basso. Infatti lì ovviamente dovevi essere, come dire, un attimo in occhio quando vai a ordinare, per non avere brutte sorprese, di pensare sempre: ok, sto ordinando delle cose, alla fine però spenderò il 20% in più di quello che ho ordinato. Il 20% in più, ok. Però ovviamente tu ritari i prezzi. Però secondo me è bello il fatto che tu dici: ok, quel piatto costa tot, lo prendo, poi ho avuto un buon servizio e pago quel tot in più. Sì, diciamo che la mancia, secondo me, sicuramente quello che si può portare dietro è il fatto di avere un'attenzione particolare nel servizio. Cioè, nel senso, a quel punto lì hai una persona che realmente magari si sta sbattendo per darti il miglior servizio possibile. Cavolo, in qualsiasi posto entravo e al di là del farti anche scegliere il tavolo, che non è sempre scontato. No, è vero. Ma lì tutti, e soprattutto tutti, cioè appena ti siedi e ti porto da bere, vuoi qualcosa, ti porto dell'acqua, vuoi già, non so, tutte le mattine ti porto già un caffè, vuoi una spremuta. Cioè, sì, nel senso, magari sto andando lì a far colazione, ci sta che intanto sì, portami un caffè, così ce l'ho subito. Sì. Intanto tu che non ordino, sai scelgo. Quanti posti, ma in stile, cioè, non posti. Intanto volevo, scusami, ringrazio Andrello che dice che si è abbonato e dice: che bello rivedervi, ragazzi. Ci anche fa piacere, meno. No, vabbè, però ci fa piacere. Rivederci, un botto. Oddio, mi sono bloccato. No, stavo dicendo che anche in posti medi, ok, cioè in cui non vai a spendere tantissimo, proprio non ti sto dicendo catene di fast food, perché effettivamente lì non c'è il servizio, però ti sto parlando di catene di basso livello. Ma siamo in Italia, nel tuo esempio. Siamo in Italia, siamo in Italia, nel mio esempio, in cui comunque però c'è un cameriere che ti serve. Ok, ti assicuro, non sai quante volte si scordano i primi 5-10 minuti di anche solo servirti da bere. Sì. Io non sì, riesco sì, a capire questa roba. Cioè, ragazzi, è una regola semplicissima. Io imposto un locale e la prima regola che do ai camerieri è: quando si siede una persona, al di là che ci si affila, non ci si affila, c'è il locale pieno, c'è il locale vuoto, la prima cosa vai lì e gli chiedi: volete da bere cosa? Boom, fatto, glielo servi, poi lo puoi anche far aspettare un'ora. Ma tu non mi puoi far aspettare al tavolo. Adesso sembrerò un bizzarro. No, ma è vero. Puoi far aspettare al tavolo 10 minuti senza bere. Cioè, è una roba per me fuori di testa. È, secondo me, se vai in un ristorante, quindi alzi un po' il livello, è anche un po' assurdo lasciarti senza pane. Cibo, sì, sì. Senza pane, almeno mettilo una roba di pane, così, qualcosa, però è vero, sì. È vero che forse, non lo so, questo non succede magari fuori dall'Italia, forse siamo proprio in Italia abituati noi al cestino di pane. Al cestino di pane mi sembra, per quel poco che ho visto, il mondo anglosassone magari c'è meno, però... E mi è capitato in posti dove comunque ti portano qualcosina da mangiare, che sia uno snackerino, una patatina, cioè almeno. E poi vabbè, lì sull'acqua c'è il vantaggio che hanno la tap water, quindi col fatto che c'è l'acqua, diciamo, inclusa di rubinetto, così ci sta che subito ti portino dell'acqua. E poi intanto... quello perché non c'è in Italia? Quello ci potrebbe essere anche, perché da noi, dai, sarebbe top. Ci litighi tu con l'industria delle l'acqua in bottiglia. Sì, ma ti stagliano le gomme subito. Cioè, anche solo per averlo detto in live, sì. Arrivano. Chiudi bene la porta. Ma è un'industria potentissima.
No, però effettivamente ci ho pensato perché, ok, portare il sistema delle mance è un po' difficile, però effettivamente portare l'acqua di rubinetto, cioè nel senso a tavola, per me quello si potrebbe fare senza alcun problema. O magari uno lo può chiedere, ma uno lo può chiedere? No, forse no. Tu la puoi chiedere, no, non te la portano. Non lo so. Non ho idea, boh. Io mi ricordo tutte le volte in passato che anche nei bar chiedevo un bicchiere d'acqua, mi va bene di rubinetto, perché cioè, cazzo, devo pagare certo, un bicchiere certo. d'acqua, ma hanno sempre detto no, ce l'ho in bottiglia. Okay, e lo pagavo okay. tipo 50 centi il bicchiere d'acqua. Beh, tra l'altro, no, scusa un attimo, in alcuni bar, scusa, loro ti fanno pagare alla fine a volte... Un bicchierino. No, no, i bicchieri no, d'acqua li ho sempre pagati. No, ragione pagati. Che sono sempre... No, 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 stavo pensando anche il bicchiere d'acqua, loro aprono sempre una bottiglietta, te la versano. Sì, sì, il bicchiere d'acqua è sempre... Ma ragazzi, in tutto questo mi collego perché è velocissimo, non vi ho raccontato della mia esperienza lusso in uno dei bar di Bologna, in centro, di cui avevo mandato pure il dolcetto. Ok. Avevo mandato quel girasole, ah, non okay. lo ricordi. Ma tra l'altro c'è sta cosa per cui tu, nelle tue impostazioni da, come dire, invasato su Telegram, hai impostato la privacy su qualsiasi cosa, e quindi quando okay. mandi messaggi non c'è scritto che l'hai mandato tu. Quindi tipo okay, l'altro giorno Nick mi diceva ma pensavo fossi te Frank che è andato a mangiare il girasole lì. No, ops, ho sbagliato. Sì. Quindi quando sì, vedete sì, uno che non ha il nome è tonno. Sono io. Vabbè, comunque sta di fatto che nel canale Telegram degli abbonati ho mandato questo pasticcino, perché a volte mando le robe che mi ispirano, anche robe che mangio, così. Ho mandato questo pasticcino che avevo preso in centro, che era questa forma di girasole bellissimo. Cioè ho detto, oh mio Dio, ma che dolcetto è, incredibile, perché è un pasticcere, tra l'altro, penso, abbastanza famoso qua a Bologna. Non so come si chiami, non mi ricordo neanche il nome. Comunque, per chi fosse interessato, è in via Indipendenza, ok? Via Indipendenza, c'è una stradina laterale, ti imbuchi lì. Ah, è di fianco al Museo Medievale. Aspetta, esattamente si chiama di fianco sto al Museo posto? Medievale. Non me lo ricordo, Frank. Zero. È di fianco al Museo Medievale. Di fianco al Museo Medievale c'è questa pasticceria che è mega spammata, però non so come si chiama. Però è proprio pasticceria lusso, eh. Cioè entri dentro e ti fanno pagare veramente qualsiasi roba. E anche pasticcini. Adesso ti dico quanto ho pagato quel pasticcino lì. Cioè che poi pasticcino, no, dai, era... Mi sembra grande. No, era grande, però secondo te quanto l'ho pagato? Dovevi recuperare la foto, boh, 3 euro. Ah, il caffè letterario. Caffè letterario? Aspetta che lo vado a vedere. Pasticceria bistrò, aspetta che te lo... No, te lo vado a vedere anch'io. Questo qua. Sì, è quello lì. Alza. Vediamo se trovo il... B3 euro. Sì. Ma cazzo, cioè, scusa, un cornetto alla crema di solito te lo fanno pagare 1,50, 1,90. Forse quello lo fanno pagare di meno. 5 euro? Vabbè. No, sali. No, dai, non è vero, cos'è un piatto di pasta? No, che cazzo. Te lo giuro, ma tanto sali. Sali. 10 euro? No, vabbè. Un po' meno. 8 euro. 8 okay. euro. Ho pagato quella roba lì, 8 euro. Tra l'altro, cioè, vabbè, era bellissimo, come posso dire, estetica. E mi fa... Io pensavo che fosse crema, ok? Pensavo okay. che fosse crema. Mi faccio, ma che cos'è? E lei mi ha detto, è al cacao e zafferano. Ah, vabbè, per quello. E zafferano, io ho detto zafferano, però ho detto, cioè, questa roba mi ha incuriosito un botto, allora l'ho preso, perché comunque a quel punto lì l'assaggio era incredibile, ho detto, che cazzo è, cioè, non questa roba è il prezzo prima? No, l'avevo visto, cioè non mi sono fermato davanti al prezzo, ho detto, vabbè, ma questa deve essere un'experience, cioè me la devo sparare a tutti i costi, quindi mi sono fatto questo mega pasticcino a forma di girasole, allo zafferano e cacao, e penso che sia stato uno dei pasticcini più deludenti. No, che io veramente. Allora, ho provato a salvarlo all'inizio come gusto particolare, però la verità è che mi sembrava di buttarmi in bocca del risotto allo zafferano, ma non risotto. Cioè, quindi era proprio non una sensazione stranissima. Era zafferanoso, cioè era come prendere un cucchiaio di... Non lo volevi, sì, forse. No, non lo volevo. Non volevo quei sapori. Cioè, non ero alla ricerca di quei sapori. Cioè, proprio non. Però posso capire che a qualcuno piaccia questo abbinamento particolare: zafferano, dolce, cacao. Era particolare, ma non era proprio il mio campionato. Quindi ho detto, se no, posso dire, visto che non sto trovando la foto su Google Maps di questo coso, dovresti tu, da brava persona, caricarla
su Google Maps in quel posto la foto del girasole, okay, scrivendo sì, sa di risotto allo zafferano, così fai bellissimo, anche un servizio va utile. Va bene, ci sta, va bene, lo posso non fare, vale 8 euro. Non vale 8 euro, non c'è stata l'experience. Ma scusa, potevi provare questi, tipo, questi sembrano buoni. Quelli non c'erano, ma quelli secondo me sono, danno per l'aperitivo, sì, sono d'aperitivo. E non oso immaginare quanto possa costare l'aperitivo. Poi magari non troppo, non lo so. Ma perché è un posto famoso. Non so se è un posto famoso, è un posto borghese, però è borghesissimo. Okay. Cioè, beh, infatti in pieno centro, se vai lì è perché c'hai i soldi. No, sì, lì è proprio perché c'hai i soldi. E, ma poi, sì, mi ha fatto strano perché in realtà sono entrato che c'era una confusione a livello di camerieri, non sapevamo bene dove andare, non c'era nessuno in pasticceria. Io ho detto, ma chi devo chiedere per la pasticceria? Ah, no, adesso arriva qualcuno. E mi sono messo lì davanti alla pasticceria, ma non c'era nessuno. È stato un po' particolare. Vabbè, no, comunque, come dico in chat, cioè, appunto, ci può stare anche che un pasticcino, comunque un dolce così, costi 8 assolutamente, euro. Assolutamente. Però poi infatti, devi essere felice. No, non ero felice, capito? Però potrei non avere neanche il palato così raffinato da poter capire quell'abbinamento. Era cioè, così non lo so, buono che faceva schifo, può essere. Esattamente, bravo, esattamente potrebbe quello. E tutto questo perché stavamo parlando delle mance e boh, vabbè, tanto non ci arriveremo mai in Italia, non avremo mai l'acqua del rubinetto, viva la lobby delle... Però ha detto Robinia che in Calabria nel bar ti danno bicchiere gratis d'acqua. E vabbè, anche grande progresso. Anche io ho sentito tante storie sulla Calabria e non erano storie positive. Vabbè, ma perché anche perché ho un amico calabrese che mi racconta sempre di cosa succede in Calabria e mi dà delle storie sono molto particolari. Però dice, e a sua detta, comunque io ci credo e mi ha sempre ispirato, che le vacanze in Calabria sono imparagonabili. Cioè, come me le descrive lui, le vacanze in Calabria sono veramente strafighe. Perché ha amore per la sua terra, quindi è sempre bello. Beh, che poi è una terra che deve essere bellissima, solo che è un po' devastata, diciamo, da un po' di problemi, da quel che ho inteso. Vabbè, anch'io sapevo comunque, così. Solite robe. Dovrei recuperare altri vocali, solo che uno è tardissimo e due non so più quelli che abbiamo ascoltato, no. Quindi magari provo e vediamo cosa succede. Beh, io comunque te l'avevo detto, a Napoli ti danno sempre col caffè il bicchierone di acqua. Eh no, infatti diceva anche Blanco, dice guarda che al sud lo fanno tutti. Quindi... Al sud Vezze sono avanti anni luce. Sì, al tempo stesso c'è la più grande dispersione idrica d'Italia al sud, quindi c'è quel vabbè, problema. Vabbè, adesso però, Frank, se dobbiamo andare a vedere le tubature con i buchi, cioè. Allora, sì, va bene, però cioè, non abbiamo mai parlato di un sud efficiente, abbiamo parlato di un sud in cui si sta generosi, bene, in cui tu vai lì, sei tranquillo, te la polleggi, bel Napoli, ti giri tutte le vie, ti prendi il tuo caffettino napoletano, la tua no, chi non ha visto Napoli non può parlare, mi dispiace, quando andrai a Napoli potrai finalmente esprimere. Sono stato, non ho visto niente, però sono stato. No, ci devi passare meglio, fidati. Ma no, secondo me devi no, un io po sono più... proprio entrato in un locale dove suonavamo, uscito, andato in un albergo, uscito. Cioè, però io, cioè, io ti giuro, l'amore che hanno per il cibo è una cosa che non ha senso. È veramente un continuo inno a roba fritta, roba... Ma infatti adesso che poi sto un po' più attento a non voler mangiare cadaveri e robe del genere così, sarei spacciato. Però vabbè, dettagli. Beh, dettagli, oddio, vabbè. Beh, oddio, c'hai le alternative. No, sicuramente le alternative le trovi, sicuramente. Però sì, è vero che anche tante cose così. E chi chiede per domani se facciamo la live? Allora, io la mia risposta è no, a meno che io devo aspettare, sì? Sto aspettando un pacco, se non arriva oggi. Ok. Io verrò qua domani ad aspettare il pacco. Addirittura. A quel punto se vengo ma qua. Ma sei così disperato? Ma scusa, ma aspetta, fatelo consegnare, aspetta lunedì. No, mi servirebbe questo weekend. Quindi se non dovesse arrivare io verrò qua domattina e volendo si potrebbe fare la live. E tra l'altro avevo anche pensato, sarebbe stato figo giocare un po', e visto che è uscito Frostpunk 2, che secondo me io ci ho giocato poco, tipo un'ora e mezza. Cavolo, è vero. Io... Ma veramente, cioè quell'ora e mezza bellissimo proprio per l'atmosfera. Cioè al di là del gioco in sé, delle meccaniche, ma proprio... quell'atmosfera, perché non lo sai, è un gioco in cui c'è questa popolazione che si trova bellissimo, bloccata in mezzo ai ghiacci in seguito non mi ricordo a quale catastrofe, e quindi devono sopravvivere e creare una comunità dentro questi ghiacci, dovendosi preoccupare del approvvigionamento di cibo, materiali, carbone eccetera, perché c'è questo generatore che va tenuto acceso. Quindi il setting è veramente bello.
adesso io non so come il secondo, adesso aspetta, faccio un'altra parentesi sul primo. La cosa bella è che voi dovete praticamente a fine un gestionale, perché tu gestisci tutte le varie robe della tua città, devi continuare a espandere questa città che, come diceva Frank, è tutta attorno a un generatore. Questa roba per me è molto figa perché si va a sviluppare una città circolare, ok, in questa sorta di fossa, ok, da cui poi tu dall'estremità vai a estrarre carbone, legno e tutte le varie robe, e devi tenere tutti i cittadini al caldo, che è la roba più difficile. In tutto questo si innescano sempre proteste, ci sono cittadini scontenti. Hai le fazioni, infatti sono contento perché in questo mi sembra che ci sia ancora molta più politica, molte più fazioni da cercare di far felici, ma soprattutto bellissimo. Ci sono le votazioni, che c'è una specie di senato, okay, di concilio, no? Okay. E tu praticamente le leggi che vuoi passare, tu vedi quale gruppo politico è favorevole a quella legge, e poi quando vai a proporre la legge devi andare a convincere altri gruppi per avere abbastanza voti, e per farlo gli devi tipo promettere cose che farai. Quindi è molto figo, bellissimo, anche perché tu vedi proprio questo concilio con tutti gli omini, e tu puoi andare a cliccare su ogni omino e vedere cosa pensa lui, bello, di cosa bisognerebbe fare. Mi gasa un botto. Poi magari non so quanto l'hanno implementato bene, perché ho giocato poco, però proprio quell'atmosfera lì che ti metti lì e rifletti su quale legge passare, se far lavorare i bambini, se tutte queste cose. Esatto, perché poi ci sono anche delle scelte, diciamo, morali abbastanza tutto pesanti, così, perché sì, tu puoi, come dice Frank, puoi decidere di far lavorare i bambini, oppure i bambini li metti nelle scuole, e quindi però e tutte e due le cose ti danno dei vantaggi, perché se tu li metti a lavorare subito hai più forza lavoro, però se li metti nelle scuole magari si riescono a istruirsi, riescono a diventare degli ingegneri che poi potranno andare a lavorare nelle fabbriche. Adesso hanno messo che non solo puoi decidere di mandarli a scuola, ma puoi anche mandarli ad imparare direttamente dalle persone che lavorano, e quindi avranno un'istruzione diversa, però magari saranno più bravi in quelle, farai felice quella certa fazione. Quindi no, da bellissimo. Quel punto di vista è molto figo. Infatti mi chiedevo se esistono film o libri con quell'ambientazione, quelle cose, quei problemi. Perché è molto Snowpiercer alla fine, se ci pensi. No, non so cosa sia Snowpiercer. È un Dai, signore. È quello del... No, è quello del treno. Presente quello del treno che continua ad andare, che ci sono le varie classi sociali, che fuori è tutto freddo e loro devono continuare ad andare perché se si fermano sono fottuti. Non ti ricordo, mi hai dato un film da vederlo, lo segnerò. Naturalmente è lontano, diciamo, da Frostpunk, però allo stesso tempo è ma è una serie TV. Io ti ho detto il film. Il film è, tra l'altro, la serie TV non so quanto sia bella. Il film è figo, a me era piaciuto molto. Film, cioè il film del 2013, esatto, Snowpiercer, l'ho già visto. Ecco, Chris Evans. Ok, quanto ha di voto? Dove sia? 7.1. Ah, è figo, me lo segno. Ma non hai detto che l'hai già visto? Non so che cazzo sia Snowpiercer. Ok, sembra effettivamente l'ambientazione un pochettino sì. Stavo pensando altre robe che me lo potevo ricordare, però no, non c'è una roba così figa. Ma più che altro a me la cosa che mi piace poi di Frostpunk è che è proprio tutto negativo, cioè ogni 30 secondi tu pensi di aver risolto un problema, ma te ne arriva un altro e devi capire come lì risolverlo. Mi sto trovando in questo primo inizio a difficoltà normale, comunque è sempre un po' in dover continuamente scegliere in quali risorse tirare su, sapendo sempre che tanto non riesco a prendere su tutto e a fare tutta la popolazione felice, perché adesso hanno aggiunto tutta una serie di risorse, quindi è un continuo fare scelte su: chiudi quella fabbrica, assegna più persone a quello, diminuisci le persone, e quindi è molto figo, c'è tutta questa forza lavoro da gestire, quindi insomma poteva essere figo eventualmente. Poi però l'unica cosa è come facciamo a giocarci, cioè io non posso mica venire lì. A parte che puoi giocarci uno sul tuo portatile e condividere lo schermo. Quello è vero, due, no, quella ragione. Ci si può giocare qua e tu vedi tutto. E tanto quello ha ragione. Vediamo se arriva il pacco. Questo è tutto per dire. Se arriva il pacco oggi, va bene, lo scopriremo. Sono libero. Ma hai ascoltato tutti gli audio? Ne mancano ancora? Allora ce ne sono sicuramente altri. Ammetto che non sono sicuro. Allora, cioè, tanto questo che è di oggi, quindi ce lo spariamo al volo. Ciao ragazzi, vi faccio questo audio un po' ASMR e malata perché mi sono trasferita a Bologna e oggi inizio l'università, quindi volevo
salutarvi. Credo che guarderò la vostra live prima di entrare. E reverenza. Ah beh, in bocca al lupo questa nuova avventura. Tra l'altro mi ha fatto vedere Nick che non so se c'è già stato o è oggi, e c'è Francesco Costa a Bologna a parlare all'università. Che cazzo dici? La sera, però è solo per universitari. Forse era ieri, non so bene. Okay, per parlare di informazione oggi, così, quindi se tu puoi, Ilaria, vai pure. Ma sai che, scusa, perché hai detto solo per universitari, e mi hai sbloccato una roba che mi ha fatto ridere. Praticamente Kishimoto, tu non lo conoscerai, è comunque certo, l'autore di Naruto. Chi è? Autore di Naruto. Bravo, bravissimo, bene. Perché avevo detto autore di... No. L'autore di Naruto è stato in Francia, perché ha fatto... Non ho capito bene, per... era lì in Francia, sono riuscito a... Invitato da Macron? Tento che potrebbe essere una trappola. Non invitato da Macron, e comunque ha fatto tutte le sue robe, tutte le sue interviste varie, così. E da quel capito comunque firmava e faceva anche degli sketch. Ok, Kishimoto insieme al suo aiutante, che non mi ricordo come si chiama. Cioè, un duo comico? No, non è un duo comico. Ah, sketch in senso... Gli scusami, gli sketch sopra... Con la carta. Bravissimo. E la penna. Esattamente, esattamente, per i fan, ok? Questo qua, pare, Kishimoto. Esattamente lui, solo che li potevano... Cioè, potevi far la fila e farti fare tutta la roba da Kishimoto, solo se eri francese. Ma no! Infatti è assurda sta roba, cioè l'hanno... L'hanno chiusa ai soli. Ma sono proprio snob francesi. Adesso mi spiace generalizzare, infatti, però cavolo. Infatti io dicevo, cazzo, ti arriva un autore che è famoso in tutto il mondo. Ok, com'è possibile che tu limiti questa roba ai soli francesi? Ma scusa, ci saranno un sacco di persone che abitano in Francia, che magari sono di altre nazionalità, che seguono quell'opera lì. Poi che bello, si ritrovano il culo di averlo lì magari a Parigi, che arrivano, vanno a fare, cioè una roba incredibile. Oppure ma poi capisco anche la gente che è veramente affezionata, che dice sono vicino alla Francia, no, mi faccio il viaggio e ci provo. Tanto, cioè, non penso che l'abbia firmato e abbia schiacciato a tutti, cioè ci saranno stati dei limiti. Ma perché limitarlo ai soli francesi? Cioè era una roba che veramente mi dava alla testa. Cioè dicevo, solo loro potevano creare una roba del genere. Poi naturalmente sto generalizzando anche qua, però mi ha fatto, poi magari c'è anche una motivazione, ci saranno mille motivazioni, però questa roba qua mi ha distrutto. Boh, no, non dico motivi elettorali, perché effettivamente no, io ho pensato un motivo di proprio non far affluire tutta la gente dall'Europa in Francia solo per farsi fare uno sketch da Kishimoto, però mi sembra un po' strano. Però vabbè, avevo letto questa notizia qua e mi aveva fatto strano. Ah no, ma ci credo. Sto cercando di recuperare una roba, che vediamo se vai faccio pure in tempo. E, allora, intanto... è tardissimo. Porca. Allora, proviamo a fare così. Mando un vocale e tu, sperando di non averlo già mandato, così intanto recupero sta cosa qua. Vediamo se riesco. Non so quanto andare indietro. Buongiorno Frank, buongiorno Tonno. Vi mando questo audio di sabato sera, è 00:20. Avevamo sentito, mi sa. Forse tu non c'eri. No, forse non c'ero. Però interessa a te in effetti questo. Ve lo mando adesso perché ve lo vorrei mandare domani, ma conoscendomi mi dimenticherò di sicuro. E niente, volevo dirvi che sono appena tornata da una trasferta a Bologna a vedere le semifinali di Supercoppa. Io sono andata in trasferta con la curva dell'Olimpia Milano e ho visto che l'altro giorno in live parlavate di curve e tifoserie. Quindi se è un argomento che vi interessa e voleste fare due chiacchiere, vi interessa e voleste fare... Niente, però segniamocelo, è vero, l'avevamo sentito. Segniamocelo che poi la possiamo eventualmente invitare a parlarne, che sicuramente sarebbe interessante. Volevo riuscire a fare, arca miseria, vedere questa cosa qui, ovvero ci sono, siccome avevamo parlato di Elon Musk e Giorgia Meloni, che si erano incontrati e qualcuno lo stanno insieme? Ecco, vedi, gira questa voce a quanto pare. Ma l'ho messa in giro io? L'hai messa, però visto che sul web ha preso molto piede. No vabbè, adesso io naturalmente facevo lo scemo, però ho detto, mi fa ridere perché comunque quando li vedi insieme, un po' così, stanno al tavolo insieme, comunque si stanno simpatici, magari anche lui ha fatto dei commenti, la cosa non solo è bella fuori, è bella anche dentro, cioè nel senso queste robe qua, insomma, dai, nel senso, se magari... Magari c'è del tenero tra i due, nel senso, ci potrei credere abbastanza.
Okay. Ovvio, non lo sapremo mai, penso. Non lo sapremo mai. In realtà, da quello che mi ha segnalato ieri mio fratello, ci sono delle prime risposte. Ok. Ovvero abbiamo ad esempio questa. Ok. Non traduco perché ormai lo sapete tutti quello che vuol dire, ma Elon Musk smentisce. Ah, ok. Cazzo, l'ha proprio smentito. Pesissimo. Per ora smentisce. Ok. Ma non è finita, no, perché ho visto sotto. In realtà ci sono anche... Aspetta. Oh, c'è anche questo. Dire, che tutti scrivono e sappiamo tutti cosa è successo dopo. Ma Elon Musk dice: ero lì con mia mamma. Non c'è nessuna relazione romantica con primo ministro Meloni. Ma addirittura lui deve smentire queste robe. Perché ma non è che deve, che non ha un cazzo da fare. No, ma infatti però è strano. Cioè, sì, è veramente strano. Sì. Ma non è finita. Ok. C'è però, anche questo. Allora vedi che c'è anche questo. Pensi che si... insomma, si vedano? Sì. E dice, lui dice no. Non ci vediamo. Non ci frequentiamo. Però devo dire qualcuno ci teneva. Che questa foto è incredibile. Cioè, questa foto che hanno preso. No, effettivamente si guardano. Commenti, effettivamente si guardano con uno sguardo dolce. Vabbè, niente. Allora basta, non c'è nessun sentimento tra Giorgiona e Elone. Mi dispiace per tutti. Anche altrimenti, oddio, pensa però se succedeva che iniziavamo a vedere i razzi partire invece che dal Texas, da Milano. Verso lo spazio. Figo, oppure merda. Nuova sede Tesla a Napoli, quindi purtroppo ma infatti guarda che secondo me avrebbe potuto portare dei vantaggi, poi adesso da capire se reali vantaggi o sfortuna, certo, un tipo di diplomazia un po' particolare, sì, un pochettino io dai, chiuderei sì, Gaia però dice dai, più dice di no e più viene il dubbio, è sempre così, è verissimo. Effettivamente verissimo, tu dici guarda te perché ha voluto smentire, perché magari... E detto ciò, noi non sappiamo se ci vediamo domani, comunque Frank ci darà degli aggiornamenti. Un botto di argomenti, abbiamo parlato di Thelma, di Assassin's Creed che è stato rinviato. Beh, c'è stato rinviato Assassin's Creed, te lo volevo dire perché mi ha fatto straridere. Ma ha fatto vedere mio fratello che stavano facendo uscire la statuetta con il monumento di Nagasaki, di quel... come si dice, un pezzo tipo di costruzione che è rimasto in piedi dopo la bomba. E loro ci avevano fatto una statuetta con sto coso. Ah, e quindi mille polemiche, robe. Vabbè, ne parleremo prossimamente. Anche loro magari potevano un attimo studiarsela meglio. Ne parleremo lunedì. Penso anche che la domanda, Ubisoft si è messo male. Cioè, sta facendo un sacco di bordelli. Mi ha fatto vedere che è stata leakata anche una lettera tipo agli investitori dicendo che tipo Star Wars ha venduto molto meno del previsto, che devono rivedere tutta una serie di budget, eccetera. Chissà, magari perché il gioco faceva cagare. Chi lo sa, e comunque ne parleremo probabilmente lunedì, o se non arriva il pacco oggi potremmo parlarne domattina, vediamo. Sì, io proprio devo dare dei miei impegni, perché allora a ottobre fra poco esce Dragon Ball. Vabbè, ma ne parliamo la prossima volta. Poi a novembre esce Dragon Quest, quindi mi devo assentare, e a febbraio hanno annunciato che uscirà Monster Hunter, quindi io purtroppo lascio Space Valley. Detto ciò, grazie, sei davvero gasato per Monster Hunter. Ne parleremo. Cioè, io voglio fare un chiusino di 3 mesi su quel gioco. Cioè, posso starli. Ma è una roba incredibile. Ne parleremo. Di cosa stiamo parlando? Grazie a tutti, arrivederci, ragazzi. Se caso, buon weekend. Se no, a domani. Ciao, ragazzi.